Buonasera e bentornati con Italiani Top 100. Oggi è lunedì e siamo ancora alle classifiche provvisorie perché, come mi anticipa, i sabati sera Alessandro l'hanno prolungata. Ciao Ale. Ciao a tutti ragazzi, sì, ieri appena ho acceso ho visto questa bellissima notizia, penso per tutti perché comunque magari Soprattutto c'è per chi non chi ha non ha tempo, tempo, sì. esatto, e magari può giocarsela anche il lunedì con più calma e può, magari è un vantaggio Magari questo, aspirare a possiamo qualcosa di dire. più, sì, dai. Non ho Ieri. capito il motivo per cui l'hanno prolungata, Non lo però so, però ultimamente sta vabbè. succedendo spesso, magari lo facessero sempre. Magari, magari. Allora, oggi stavamo vedendo un po' i risultati di Giovi e Principe, i migliori degli italiani questa settimana, per il momento, perché come ancora detto è provvisorio. Toto 92 Napoli resiste ancora in 65esima posizione, chi lo sa, magari potrebbe farcela. Ice Principe ha finito con 38, ha appaiato da Giovi anche lui con 38. Un punteggio abilità molto simile, i migliori italiani al momento stanno a 38. Abbiamo visto anche un sacco di 40, mi sembra, eccoli qua. Già 6 e molti devono ancora finirle. Nomi sconosciuti, chi è questo? Epox Nus, lo conosci? Ah no, lui no, non è sconosciuto. Epox Mus è quello del Paris Saint-Germain. Scusa. Adesso non mi Non l'avevo ricordo come si visto fare chiama. 40-0, però. Poi No, Oney, lui è di Badgers, Juventus. Guglielmo, non li ho visti spesso a 40, però sicuramente PSG sono. Hag mi sembra che lo chiamino, adesso non Ottimo. so. Vabbè, quindi attendendo un po' le partite di Giang e Ice Principe per vedere se entrano o meno nella classifica mensile, andiamo a fare Vetto 95, che anche lui sta giocando molto bene, sta a 36 su 38, potrebbe entrare benissimo in classifica, al momento è 97esimo, nascondiamo i risultati, se no vi spoileriamo tutto, e potrebbe benissimo farcela entrare. Poi sta Non c'è esprimendo anche dubbio. un ottimo calcio, non vi anticipo niente. La partita più interessante abbiamo scelto, ce n'erano due, però quella più interessante probabilmente era questa qua contro Bestia Negra, 34 su 40, ma anche le next level Rosco, dopo andremo a vedere anche il risultato di questa partita. E carichiamo il replay, dai. Ecco, dal nome sembrava italiano questo qua. Sei andato a vedere, mi hai Invece no, è detto tedesco, come Brut. l'80%. Ieri mio padre mi fa, che inizia a interessarsi, fa, ma di dove sono i più forti? Ho fatto, ma so, 80% tedesco. Ha fatto una faccia, come dire, che schifo, che schifo. Mamma mia. Vabbè, andiamo a vedere le formazioni. L4 Bestia Negra, che mi suggerivi, è la Bestia Negra, quindi magari anche origini italiane per questo giocatore tedesco. Si presenta Ma con il. può essere. Sì, può essere. Si presenta con il Baggone 85 Ter Stegen in porta, che è la versione migliore tra tutti i Ter Stegen, una cosa incredibile. Poi il tridente del Bayern a sinistra, Alaba, Boateng, Tolisso, If. Invece a destra ci sta Rijkaard, Vieira, Valencia, un po' meglio, dai, due leggende potenti. Larsson, che gli serve qua per ibridare come centrocampista centrale, poi probabilmente lo sposterà. Van Basten di punta, che poi ti ricordavo, Van Basten ce l'ha anche come copertina nella sua immagine delle informazioni giocatori, quindi magari è un fanatico di Van Basten, grandissimo Può giocatore. essere, penso proprio di sì, se no non penso lo tenesse Eh anche sì. perché Proms delle comunque. sfide e Overmars 90, che stavo vedendo che è sceso tantissimo di prezzo, Quanto? 575.000, incredibile. È pure un buon giocatore quello 90, non è affatto male, sarebbe da riprenderlo. Per un valore totale di 6 milioni e mezzo, quindi niente di che. Ah sì, 5 leggende, però una squadra di medio-alto livello, niente di eccezionale. Invece appunto Endgaming, che sarebbe Vetto 95, grandissimo con lo stemma dell'Italia, ha una squadra del doppio più forte, 12 milioni e 2, con Van der Sar in porta. La coppia Maldini e Desailly è impressionante, guarda quanto è bella questa coppia difensiva. I terzini, quelli fisici, Alexandro e Valencia. Centrocampista centrale in mezzo a quattro leggende, ormai vediamo spesso Milinkovic-Savic, che ora gli hanno fatto anche l'upgrade, e magari attendiamo anche la terza versione IF che potrebbe uscire tra un paio di giorni, avendo fatto Chissà quanto doppietta. costerà. Chissà quanto costerà, però sarà davvero molto usato tra i pro sicuramente, perché come dicono è la versione più forte di Pogba. Henry e Vieira appunto a centrocampo, sicuramente si sposteranno di posizione. E poi il tridente, che ormai vediamo quasi tutte le partite, Ronaldo, Suarez 94 e Bale. Vabbè, Vabbè, ormai va di moda, ormai diciamo va di pure qui. moda. Sì, quasi sempre lo vediamo questo. O Suarez 92 perché non si può permettere il 94, oppure Suarez 94 perché ha abbastanza crediti. Andiamo a vedere come si sistemano in campo una volta partito il pallone. Il primo gioca al 4-4-2. Sono sempre molto Sì, interessanti quelli che giocano al è rimasto 4-4-2. proprio questo. Ma non abbiamo mai visto, cioè nel senso fino adesso poche volte come modulo iniziale parlo io. Sì. Non penso di averlo mai visto. Nel senso Molti che lo usano fanno 4-2-3-2. possesso palla, vediamo un po' se anche questo. Col Vediamo. 4-4-2. E invece Vetto 95 si presenta col 4-2-3-1, Milinkovic Savic davanti alla difesa, lo metterà. Suarez trequartista. Scelte tradizionali, Re e Bale sulle fasce, dai. Ci può stare, anzi, scelte quasi perfette. Andiamo a vedere la partita, dai.
Che ti aspetti? Ma, sinceramente, allora, da un 34 e un possibile 38 mi aspetterei una partita equilibrata, io. Nel senso, non penso ci sia tutta... troppe occasioni, dici? Senza c'è un piccolo occasioni. Salto di qualità tra 34 e 38, che comunque è un, sì, un bel salto, diciamo. Sì, ma pure perché vediamo che c'è una differenza molto grande di solito, perché vince quasi sempre il 38 contro il 34. Quando magari, sì, ma anche di tanto, sì, a volte, sì, quando magari trovano molte più difficoltà contro un loro uno di turno oppure loro due. Esatto. Vedevamo pure ieri Toton ha perso la top 100 praticamente contro un ragazzo che ha fatto loro uno. Sì. Andiamo a vedere Principe, mi sembra pure che ha perso una partita contro un avversario che non era eccezionale. E comunque hanno fatto 38 e quando beccano un pro oppure uno leggermente del livello più basso lo battono più facilmente. Ora non so se questo è il caso perché non abbiamo visto i risultati, ci siamo basati quasi solamente al numero di vittorie. Sì, però comunque 34, un altro 36, possibile 38, dicevo. Non so, sembra favorito. Noi gliela tiriamo però, che mancano ancora due partite. È ancora un 36. Teniamo, già l'ha fatto 38, quindi lo può fare benissimo, perché non sarebbe la prima volta. Però sì. Comunque diciamo anche la squadra superi- cioè nel senso più forte. Sì. Quindi stiamo vedendo che... adesso vediamo. Non so se dopo la patch, però sicuramente in questo FIFA 18 la squadra conta un po' più delle altre versioni di FIFA. Lo sto notando sempre di più, mano a mano che miglioro la squadra, miglioro sempre di più il livello di giocabilità, quindi sicuramente non siamo così. Siamo anche unici a pensarlo comunque. Sì, perché di solito magari è un luogo comune che dicono quelli che hanno la squadra scarsa, dicono se avessi quella squadra. Pro, però pro lo dicono, ora lo dicono anche i pro che hanno investito tanti soldi per poter competere ad altri livelli. Ogni riferimento è puramente casuale, no? Ci stiamo parlando. Però sì, ricordiamo che questo è l'ultima settimana, weekend league, sì, per qualificarsi, che sappiamo che c'è un'altra competizione mondiale. Quindi magari già dal mese prossimo possiamo giocare un po' più tranquillamente, incontreremo gente un po' più scarsa, chi lo sa. Sì. Sì, o magari se la giocheranno... attenzione qua, una stronzata del portiere, tenta la rovesciata qua, che era Larsson mi sembra, e a momenti si fa fregare in questo modo. Guarda qua però sul lancio del portiere non ho mai visto Milinkovic Savic che si fa anticipare di testa. Vabbè che Larsson avrà tipo elevazione, no non è alto, mi sembra sotto le 1,80, però tipo elevazione 99, una cosa del genere, sì. Aspetta, ora te lo controllo, va. Allora. Aspetta, vediamo qua, azione un po' lenta, Suarez se la porta a palla avanti da solo. Vabbè, è telefonata. Larsen è 1,78 e ha jumping, che sarebbe elevazione, 92. Mamma mia. È quello che cioè, conta. Cioè, gli è saltato sopra le spalle, praticamente. Sì, perché gli dà 20 centimetri quasi. Mamma mia. Boh, comunque devo dire l'ho trovato tantissime volte sta weekend league a lui e anche Milinkovic, altri due in prestito adesso non ma anche altre due persone in prestito, due leggende in prestito, non so adesso chi se Rijkaard, Kluivert è uscito, mi sembra che pure io l'ho incontrato spesso, mi sembra di però sì, non mi ha dato molto fastidio, sì oddio qualche volta mi ha segnato però non è che mi ha dato tutto sto fastidio Kluivert. Non mi ricordo chi era l'altro. No, ma adesso cerchiamo. Non so se sono ancora disponibili queste SBC. Credo di no. Forse Laudrup? Sì, bravissimo, quello COC. Quello non l'ho incontrato. Non so se per fortuna, purtroppo, perché non mi sembra niente di che alla fine. Vabbè, tu l'hai incontrato e invece. E gli attaccanti, Larsson oppure c'era qualcun altro? No, Larsson è uscito la settimana scorsa insieme a... E chi c'era sta settimana? Di attaccante c'era qualcuno sta settimana? No, solo questi due. Ah no, vabbè, oltre a Blank.
Blank, anche Blank l'ho trovato in prestito. Blank, Laudrup e Clark. Sì, Blank pure io l'ho controllato spesso, sì, mi sono scordato farei, che c'era la settimana. Non so adesso i tuoi pareri, però io farei toglieresti questi in prestito. Magari a chi c'ha lo squadrone non gliene può fregare un cazzo, a chi c'ha tutte le gerde, tutti i top non gliene può fregare niente. Intanto però attenzione qua, scusate se ti interrompo, Ronaldo, drive and shot a giro sul primo palo, ne vediamo tanti. Bellissima sta maglia della Coca-Cola, mica mi ero accorto. La voglio anch'io. Quella è la Coca-Cola. Che cos'è? Ma questa c'è sul mercato oppure l'ha vinta? No, no, penso di sì, perché se era una di quelle da vincere, fidati che ce l'avevo anch'io. Sono malato, li faccio tutti questi tornei che vinci le maglie. Infatti già da domani avremo il torneo, quello per vincere la maglia in trasferta della Roma, la devo avere assolutamente. Quale? La maglia bianca della Roma, della Roma però eSports, che c'ha quello standard. Ah. E abbiamo solo domani per farlo, perché durerà un giorno il torneo di qualificazione, quindi mi devo sbrigare. E allora, bisogna domani. Domani, torneo di qualificazione. Dalle 8 in teoria. Sì, dalle 8 di mattina alle 8 di mattina. Comunque mamma finiamo mia, il discorso, Ronaldo. Io vieterei i giocatori in prestito in Winning League. Sì. Cioè, ma va benissimo queste SPC, sfide. Cioè, no, vanno benissimo queste sfide, perché alla fine fa parte, che ne so, dello spacchettamento, delle novità di ogni settimana, sì, se no la gente magari si stufa. Alle divisioni ok, puoi metterli dove vuoi, però è un divisioni, amichevoli, quello che ti pare, però Weekend League, cioè già che è competitivo, tu ti con quanto è? 20k ti prendi un giocatore in prestito, non lo so. Sì, magari anche forte, per 20 partite metà Weekend League. Cazzo. Tanto vediamo il resoconto di fine primo tempo. Fine primo oddio! Tempo, oddio. Non so. 7 tiri a 1, possesso palla largamente il giocatore in casa e a sorpresa 1-0 per quelle 3-7. Non sembrava sinceramente. Non sembrava, pure perché ci siamo un po' distratti, stavamo parlando di altre cose. Ci scuserà detto se andrà a vedere la sua partita e noi parliamo di altro. Però boh, la partita sinceramente mi è sembrata un po' noiosa il primo tempo. Sì, molto possesso palla, azioni anche molto lente, ragionate, dovuto anche al fatto che entrambi difendono molto bene. Però sì, non era proprio spettacolare. Andiamo a vedere il secondo tempo, magari ci si vivacizza che c'è stato un gol alla fine del primo tempo e magari tanto possesso palla sterile. Sì, ma pure l'altro quando aveva il pallone non è che verticalizzava molto, attendeva, ricominciava, poi alla fine ha trovato comunque un gran bel gol. Però cioè un gran bel gol di una bella azione. Perché sono bravi a difendere anche. Sì, però probabilmente soprattutto per quello. Dopo vedremo, Vetto comunque è un giocatore che fa tantissimi gol. Una di questa un attimo atteso, però Henry qua si gira dentro l'area, guarda che bravo. Però anche il giocatore in casa difende bene con Boateng posizionato benissimo. Ah, dicevamo di Boateng prima offline che è un giocatore che è uscito IF ma non l'abbiamo mai visto IF. No, la versione IF non l'abbiamo mai vista. O perché magari cambia poco dalla versione normale, o perché per il prezzo preferiscono comprarsi altri giocatori. Una leggenda magari, sì. Sì. Ora non so quanta differenza di prezzo c'è tra Desailly e Boateng, Desailly la versione base, però penso se costa 200-300 mila in più, alla fine ti conviene prendere Desailly, sì. Se hai tanti soldi. Vediamo un po', Desailly 7,45, Boateng IF 4,10, sì, siamo là. Praticamente è quasi uguale alla versione oro, non vale la pena spendere 300.000 in più così. No, in effetti no. Vabbè, tanto non è più un mio problema, ormai ho comprato De Gea e quindi Boateng non lo userò mai più. Vabbè, se usi Boateng utilizzi Farman al massimo. O Farman, però no, ormai sono affezionato a De Gea, mi ha salvato il sederino tantissime volte questa settimana. Anche se le vittorie rimangono sempre le stesse, non capisco perché, però qua intanto Suarez, un bellissimo gol, se la porta via con la suola. Incredibile. 2-0. Tu lo utilizzi sto gioco di suola? Sì, io molto. Ma perché io non lo so, non lo utilizzo ancora, ma tu dici che serve a molto. No, io perché
essendo uno che gli piace tanto skillare, alla fine più o meno le conosco tutte queste tipo di finte. E nelle partite anche equilibrate ci stanno quelle due o tre skill, tra cui la suola, oppure quello che tra parte avanti col tacco, Il quello che sì, oppure quello, oppure che te, come si chiama? Quello che ti giri nuovo, che è uscito quest'anno. Tanto qua 3-0 di Bale su respinta, un gol bruttino. Però vabbè, per finire il discorso, ci stanno quelle 2-3 finte che puoi fare anche nelle partite equilibrate, e sono efficaci, sì. E tra cui è questa, la suola, che è facilissima da usare, la può usare qualsiasi giocatore. però devi farla saperla fare al momento giusto, darla In area avversaria sì, però la in puoi fare tranquillamente anche a centrocampo per controllare meglio il pallone. c'è gente Sì, che poi è molto utilizza efficace sempre anche la la finta di tiro, che però quella non sono molto bravo a farla. Questa qua ah sì, ho semplice con il capito. quadrato X. Sì, che ha fatto adesso con Dira, quella non sono molto bravo a farla. Non la Ma uso è quasi mai. Molto efficacissima, efficace, sì, è eh. difficilissimo da difendere. Sì, ci stanno quelle 3-4 skill che quest'anno sono molto efficaci, ogni anno cambiano. Ti ricordi come l'anno scorso la giravolta era overused, si Quest'anno invece di meno, molto meno. diceva? No, praticamente inutile. Questa qua è quella più utile, questa qua, intuita. Io la Questa ho faccio. imparato anche un po' ad utilizzarla in area di rigore quando. No, io la faccio molto spesso, sì. O magari pure non proprio quando stai per avviarti verso l'area di rigore, Sì, sei quando uno stai uno contro contro uno, esatto, uno. uno contro uno. Esatto. E magari lui lo vedi un po' piantato col giocatore che ti sta. No, Non non è so, molto adesso. efficace. Poi soprattutto quei giocatori che hai, l'Alessandrini o Lozano, vabbè, io c'ho anche Messi, Quelli là, però quelli là è mamma mia. molto molto efficace. Tanto 3-0, sembra una partita facile, però il risultato è molto largo, un po' troppo generoso. Sì, Però diciamo per quello che alla abbiamo fine, visto sì, no, perché non ha nell'ultimo. creato niente oltre ai gol. No, infatti la Però partita si è neanche sbloccata solo. l'avversario, eh? L'avversario che ha creato. Ha fatto 7 No, tiri, sì, però. all'inizio, sì. Sì, però niente di eccezionale. Tanto vediamo qua. Ronaldo se ne va solo davanti al portiere, fa quella finta là. Un Ma a che cross. serviva farla? Non serviva No, niente, vabbè. però anche Non segnato. serviva. Io non capisco come fa Lozano a fare sempre gol di testa. Pure io ne ho fatti Madonna. tanti, perché avendolo anche a me mi ha fatto qualche gol di testa. Sì, ma chi ha sovrastato? Fammi capire un attimo. Ah, Valencia. Valencia. Ma non è buono Sì, Valencia? vabbè. Non lo so, però Lozano è bassino, 1,75. Non so. Ah no, aspetta. Elevazione 92, come Larsson. Ecco. Ah, Ora minchia. capisco perché segna tanto di testa. Comunque, 4-0. 4-0, partita Sembra proprio una stracontrollata, partita oltretutto. in cui ha dominato praticamente, Sì, sembrerebbe, se sembra vedi uno di come quelli gira. che Invece dice, ma è perché non arrivato. quitta? Sì. Attenzione, qua c'è Ma anche l'occasione per il guarda. Queen 5-0, ma Boateng ferma tutto. Cioè, quando gli dai quelle palle a inserimento per Ronaldo, non lo vedi più, non lo prendi più. Comunque stavo guardando un po' le statistiche di Valencia, lui per esempio jumping a 70, un po' bassino per un Ah, ecco. difensore. Perché è grosso, diciamo, ha Di tanta massa stazza, dice, muscolare. sì. Sì, dico Non sì, so se conta, questo. però il peso, 83 kg, magari. Può influire. Sì, può essere, Lozano riesce. C'è chi guarda anche queste statistiche, personalmente non lo guardo molto il peso, però chi sta attento a tutti gli aspetti guarda anche queste cose piccole. Comunque diciamo partita, non lo so, a me non mi è piaciuta tantissimo Sì, brutti, la sotto l'aspetto. devo rivedere perché ci siamo distratti anche molto oggi, abbiamo un po' parlato della situazione in generale di FIFA e tanti altri Non tanto aspetti. spettacolare come magari noi Sì, ne vediamo abbiamo fatte di altri, partite però. spettacolari, sì. Questa magari non so. Ha quel qualcosa che bisogna rivederla, eh. Se avremo voglia.
se no andiamo a finire le partite e basta. Però dai, finisce Vabbè. qua, partita equilibrata, addirittura Endgaming finisce con 3 tiri in porta, 4 gol. Bene così. Comunque ricordo che Guarda il possesso palla. sì, abbiamo finito il primo tempo che lui era con le stesse identiche statistiche, mi sembra, 7-4. Era 7 tiri, 4. E però il possesso palla era tipo al 57%, una cosa Sì, assurda. sì, sì, sì. Non ha più È toccato cambiato palla, non ha più totalmente. attaccato. E vabbè, si è fermato completamente. Già, ci sono stati anche cambi. Sì, ha cambiato anche modulo, ha provato tutto. È passato al 3-3-4 con Van Basten trequartista. Ha messo Willian e Sané sulle fasce, ma non è riuscito a costruire nulla. Dall'altro lato, invece, ha cambiato solo Bale per Lozano, che vabbè, abbiamo visto anche segnato di testa. E niente, partita completamente dominata nel secondo tempo. E a proposito, si è vista tanto la differenza tra un 38 probabile, E andiamo a un tirare ancora 34. una volta, e un 34, soprattutto nel secondo tempo. Anche se a vedere le statistiche del primo è stata qualcosa di scandaloso, tipo da fare la foto e metterla su Facebook, come dire, io sto a 7 tiri, 57% di possesso palla, e quello 1 sta perdendo 1-0. Andiamo a vedere se magari nel frattempo Vett è uscito dalla top 100 oppure ha vinto qualche altra partita. No, 37, ne ha vinta un'altra. Ah, meno male, nel frattempo ne ha vinta un'altra. Andiamo a vedere anche tutti i risultati. Quindi ha vinto questo tipo di classe 3, 3-2. Partita forse un po' sofferta, l'altra aveva fatto un po' più tiri. Anche se è riduttivo guardare solo i tiri, non è che ci possiamo vedere tutte le partite, però. Poi un po' di vittoria di misura con degli oro 1, addirittura una ai rigori, sempre con un oro 1. Vedi che incontra difficoltà con gli oro 1. Qua Sì, pure, infatti. questo qua 23 su 33, che quindi non arriverà mai a fuori classe 3, si fermerà presumibilmente a oro 1. Cioè ci può arrivare, ma è molto difficile. E questo ha vinto i rigori. Poi vabbè, Cioè, trovano 4. più difficoltà Sì, magari forse con chi fa oro perché 1. gli si mette il gioco contro lo script. Eccola qua, ha perso contro un 22 su 29, che più o meno è quello che faccio io, 22 su 29. Sì, Quindi magari c'è. poi ti fermi vicino ai 29, cioè nel senso Sì, giro più o là, però meno. quando stai a 20. No, per capire più o meno la proiezione. 5 a 2 con fuori classe 3, 4 a 0 con fuori classe 1. Vedevamo, intanto qua ha perso contro un oro 1 di nuovo. SS Lazio, Pro Nemesis. Particolare questa cosa, due partite perse con oro 1. E poi va a Comunque una battere 4 a 0 la pistola. Bestia Nera, 5 a 2 Next Level, 4 a 1 un altro oro 1. Vabbè, 4 a 0, qua sono le partite quelle un po' più larghe. Devo ancora capire l'ordinamento di queste partite. È che non le mettono ordinate, penso. Non lo so. Sarebbe bello fossero più specifici, tipo, Magari come un giorno si metteranno pure i quit, che ne sai. fa. Magari. O magari ce La ne lista mettono anche delle delle. nostre partite. Io pure voglio sapere contro chi gioco. Voglio sapere contro chi gioco. Tanto Principe lo vediamo, sta scendendo piano piano di posizione. Vediamo un po' il mensile, va. Ah, sì, è vero. Facciamo il punto della situazione. Allora, il primo sta a 157, complimenti a lui. 157 su 160. Mamma mia, ci hanno. Ma aspetta, c'era Nicolas 99 che Che non le ha aveva vinte perso tutte? niente. Le aveva vinte tutte. Dove E cazzo era? adesso? Mi ricordo Vabbè, che ma lui sta in America, magari stava le gioca. 120 su 120 lui. Lui stava 120 su 120, mi ricordo Ma lui io. sta in America, ti ripeto, magari se le gioca alle ultime ore. C'hanno un fuso orario diverso. Ah, Ice può essere. Principe al momento è 37esimo, Era quindi. 35esimo prima di cominciare il Quindi video. potrebbe anche farcela, cioè il punteggio abilità più alto di tutti i 151, quindi l'unica cosa certa, oddio non è Anche tanto perché. certa, però è molto probabile che se un 151 si qualifica, quello è Ice Principe, credo Sì. almeno. Al momento Guardavo nel vediamo top anche i 100. 64. Sì. 147. Quello pure io 147. stavo Quindi 5 vedendo. di differenza. Al momento 147 Non è potrebbe che siano farcela. Ho tanti. visto molti pro, hanno incontrato tante difficoltà questa settimana. Pochi 40-0 tra quelli che l'avevano fatti le settimane scorse. Cioè, ci sono stati dei 40-0, sì, pure tanti, però non le settimane scorse. Non so se mi sono spiegato. E poi vabbè, c'era anche Vetto, mi sembra. Ecco qua, Vetto a 145. Potrebbe arrivare anche a 146, che ne sai. Magari per qualche ora sta nella top 64. No, perché 64 è 147. No, no, non può perché top Al massimo poi 64 era c'è. 146. Comunque, già fare top 100 mensile non sarebbe Beh, affatto male. assolutamente Gianchi ancora non lo vediamo, se ne lascia tante. E però no. guarda Ce che n'è c'è ancora in uno. 99esima posizione e H10 Guarno. Complimenti a Ah, lui. 142. Ah, ma mi sa che se le deve finire lui. Se le
credo di ora te finire, lo gli dico mancherà. perché ce l'ho tra gli amici. Anch'io No, sta a 34, quindi sì, probabilmente deve ancora finire, da 34, magari metti che gliene mancano 6. dai. Potrebbe farcela anche lui, no, 6 non credo, perché una sicuramente già l'ha persa venerdì. Poi gli altri giorni non l'ho sentito, però che ne sai, magari top 100 mensile sarebbe già un ottimo risultato. Vabbè, io direi che per l'episodio di oggi è tutto, ci aggiorniamo domani, sicuramente faremo una partita di Ice Principe e perché no con altri ospiti e invitiamo chiunque voglia partecipare. Lasciate like e iscrivetevi. Ciao Ale! Bella a tutti, ciao. Ciao a tutti.